Siamo in diretta da Ecomondo 2013, qui con noi abbiamo Giancarlo Morandi, presidente COBAT, una presenza decennale alla fiera della Green Economy, che quest'anno presenta però una novità per quanto riguarda lo stand, che ha una struttura particolare. Di cosa si tratta? Il COBAT quest'anno ha condotto a termine un'iniziativa unica, è stato in Nepal, vicino al campo base dell'Everest a 5.000 metri, a portare 120 pannelli solari, 226 batterie per rimpiazzare quelli che ormai non servivano più al laboratorio Piramide italiano del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che lì manda i dati in tutto il mondo per quanto riguarda l'ambiente e l'inquinamento. Un'eccellenza italiana, quella del laboratorio, che noi abbiamo accompagnato con l'eccellenza della nostra iniziativa, non solo perché abbiamo portato nuovi pannelli e nuove batterie di una generazione più avanzata di quelli precedenti, ma anche perché naturalmente ci siamo occupati del loro trasporto a valle e alla fine naturalmente del loro riciclo. Per cui un lavoro importante fatto a 5.000 metri di quota in un ambiente particolarmente delicato dal punto di vista ambientale, perché siamo in Himalaya in mezzo alle montagne che svettano oltre gli 8.000 metri. Il nostro stand oggi vuole proprio ricordare questa missione e ha la forma di questo laboratorio, la forma di una piramide. Complimenti sicuramente, insomma, per essere riusciti a superare sfide tecnologiche così importanti. Un impegno è il vostro che si sta facendo sentire anche agli stati generali della Green Economy, che ricordiamo sono iniziati oggi e proseguiranno fino a domani. Il COBAT fa parte da sempre, vorrei dire, dalla sua fondazione, dalla presidenza della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ed è stato uno proprio dei fondatori del Consiglio Nazionale della Green Economy, per cui proprio in questa veste ci riteniamo degli attori importanti di quanto sta avvenendo a Ecomondo, un confronto cioè col governo, col Ministro dell'Ambiente, il Ministro dell'Economia su temi importanti che riguardano da una parte le aziende italiane, ma vorrei dire tutta la società italiana, nel senso che l'attenzione all'ambiente non è solo un problema economico, non è solo un problema ambientale, non è solo un problema sociale, ma è tutti questi, e perciò l'attenzione alla green economy che noi vogliamo sviluppare e mettere nell'agenda del nostro governo è un'attenzione a tutto campo, allo sviluppo della società italiana e all'uscita dalla crisi che ormai ci attanaglia da troppo tempo. Senta, una domanda difficile, però gliela voglio fare così a bruciapelo. Secondo lei, passare dalla teoria alla pratica per la green economy, per agire a favore della green economy, cosa bisogna fare? Quali sono, diciamo, le azioni più urgenti che le vengono in mente? Ma non è così difficile, manca la consapevolezza da parte di ognuno di noi. Pensiamo a tutta la serie di sprechi che le famiglie, cioè il cittadino normale, fa, da quella nel settore del cibo a quella nel settore dei rifiuti, cioè tutti gli sprechi che la società oggi nostra, opulenta per un verso e dall'altra parte invece in crisi per la povertà ormai diffusa in molte famiglie, ecco, basterebbe mettere più attenzione ai nostri consumi, agli sprechi a cui ognuno di noi dà vita, per migliorare enormemente quella che è la nostra economia. Si parla addirittura dall'1 al 2% del nostro prodotto interno lordo. Una attenzione di questo tipo poi porterebbe a un utilizzo ancora maggiore delle risorse che abbiamo, che da una parte vengono chiamate rifiuti, ma dall'altra parte sono la miniera che hanno gli stati moderni, dove trovare nuovi materiali, trovare metalli, trovare la possibilità di recuperare quello che altrimenti bisognerebbe andare a cercare di nuovo dentro le viscere della terra. Ecco, anche un'attenzione in questo campo promuoverebbe enormemente
enormemente da una parte l'ambiente, ma dall'altra parte anche un benessere economico e sociale. L'invito da Ecomondo quindi è quello di diventare consumatori più consapevoli, che certamente sprecano di meno e riciclano di più. Grazie al Presidente Morandi per essere stato con noi. Grazie a voi. Da Ecomondo è tutto.